506 sono le puntate del Salotto dell'Editore, venerdì sera, come sempre, a casa vostra, ci prestate una delle vostre stanze. Andiamo invece all'arte pittorica, con una giovane che non è di nazionalità italiana, ce lo spiegherà lei, che si chiama Gianna Lubenes, penso che si dica così. Buonasera, benvenuta. Buonasera. C'è anche un bel quadro, prego, si accomodi. Grazie. Prego. Parla bene l'italiano, sì? Ancora non molto. Ancora non molto, allora parliamo in russo, però capisce solo lei. Decida, decida. Dottor Lamberti, da... Sì, da, esatto, da. Ecco, quella è la telecamera, ce lo dica come sa e come può, chi è e come si pronuncia bene il suo cognome, così non lo sbaglio io. Mi chiamo Gianna, sono russa dalla città di Togliatti. Sono pittrice, amo disegnare, amo pitturare i paesaggi. Ha portato dei quadri con sé, sì? Sì. O ha portato delle immagini di quadri? Possiamo vedere i suoi quadri? Immagini. Immagini, perfetto. Bene, da quanto tempo si trova in Italia? Prima volta sono stato in Italia 2 anni fa. 2 anni fa. Mi molto piace l'Italia. Le è piaciuta molto questa. Mi dica una cosa, molto, sembra una domanda banale, ma non lo è affatto. Anche perché i russi, se volete, potete andarli a incontrare quando volete, non c'è bisogno di andare in Russia, neanche nella città di Togliatti, basta andare in Alta Italia, Venezia, Milano, Torino, sono invasi dai russi, soprattutto i negozi veneziani. E allora, che cos'è che le è piaciuto di più della terra italiana, tanto è vero che è tornata? Tante piace vostra architettura. La nostra architettura, Belle viste, belle panorame, le montagne. Bene, quindi anche la natura è ciò che l'uomo ha fatto, perché l'architettura. Anche bella la lingua, mi piace tanto. In senso anatomico. Grazie, grazie. A nome dell'Italia la ringrazio per questa cosa. Bene, grazie, poi vedremo un po' di esaminare la sua. Quelle sono montagne russe? Di Kazakistan. Neve. Verso di Kazakistan. Ah, bene. Vicino dalla Russia. Molto bello quel quadro, complimenti. Grazie. Benissimo, visto che le piace la natura, mi pare anche giusto che la immortali in qualche modo. Bene, signori, io qualche giorno fa sono stato proprio nella città lagunare, dove hanno imparato veramente. L'hanno imparato, l'hanno sempre saputo come si ospitano, come si attirano i turisti. Pensate che cosa hanno fatto i veneziani, più che i veneti. Li vogliamo vedere, li vogliamo commentare con lei così. Inverno del nostro paese. Del tuo paese, del suo paese. Penso un mese marzo. Quando neve un po' scarica. Ma questo ho fatto una riproduzione di un grande artista russo. Ma io credo che era la verità. È veramente così. Ma siamo in autunno, quasi qua. Sì, autunno. Nel mondo è autunno. Della fantasia? Sì, fantasia. Fantasia, ma che autunno è però? Fuoco. Bravo. Che le piace dipingere o è anche una professione? Professione la grafica per la pubblicità. La grafica pubblicità. Ho lavorato più di 10 anni. Ho fatto questi quadri come un hobby. Un hobby? Sì. Questi sono dei girasoli? Sì. Anche questi molto, molto belli. Ci sono tanti in Russia. Canta la natura. La Russia. Una domanda gliela devo fare. Scrive poesie? Un po'. Compone musica? Compone musica? No. No, però sicuramente suona qualche strumento? Solo... Perché, le spiego, perché uno che dipinge in quel modo per forza deve scrivere poesie. Per forza, perché ha una visione della natura che, come dire... Bella,
sorridente. La no? musica lo conosco un poco perché la mia sorella ha studiata. Beh, i russi ce l'hanno nel sangue. No? Nella nostra... ce l'hanno nel sangue. Nella nostra no, casa era no, ti dico un subito, Umberto Giordano nella Fedora, Fedora è un nome, dice una cosa che per le femministe potrebbe essere antipatico, ma non lo diceva in senso antifemminista, no? Cioè, la donna russa è femmina due volte, ma non lo diceva in termini dispregiativo, no? Assolutamente, nella maniera più assoluta. Complimenti intanto alla nostra Gianna. Grazie. Ti piacciono i quadri?